Gli elettrodi sono uno dei componenti più importanti nell'aggiuntatrice. Per mantenere la qualità e la forza della giunzione a buon livello, vanno cambiati dopo circa 3.000 giunzioni. Per controllare il numero delle giunzioni, entrare nel menu premendo il tasto Enter, con la freccia andare su elettrodi, premere Enter, andare su elettrodi utilizzati, troverete il numero di giunzioni effettuate. L'aggiuntatrice comunque non si blocca una volta raggiunte le 3.000 giunzioni, ma viene visualizzato un messaggio di errore. Per sostituire o pulire gli elettrodi, spegnere la macchina, staccare il cavo elettrico, aprire il coperchio, togliere la vite del supporto dell'elettrodo. Togliere l'elettrodo con il suo supporto. Rimuovere l'elettrodo dal supporto. È incastrato da due perni. Rimuovere Se si vuole pulirlo, controllare con una lente che la punta dell'elettrodo sia simmetrica e che non ci siano danneggiamenti. Per pulirlo si può usare carta per lucidatura fine in caso di forte ossidazione. L'ossidazione riduce il flusso di energia e quindi l'efficienza della giunzione. Esistono anche dei dischetti di spugna specifici per la pulizia degli elettrodi, oppure usare un panno soffice e alcol isopropilico. Dopo averlo maneggiato, bisogna comunque pulirlo con alcol isopropilico. Reinserire l'elettrodo nuovo o quello vecchio dopo la pulizia nel suo supporto. Mettere il supporto nell'aggiuntatrice e rimettere la vite. Ricordarsi che gli elettrodi vanno sempre puliti o sostituiti in coppia. Rimuovere Ora bisogna fare il processo di stabilizzazione degli elettrodi. Nel menu Elettrodi, selezionare con il tasto Enter Stabilizzare. Mettere una fibra monomodale, ovviamente preparata, nell'aggiuntatrice, poi premere Enter. L'aggiuntatrice farà un ciclo di 30 archi, al termine del quale il display mostrerà il messaggio di stabilizzazione completata. Dopo la stabilizzazione degli elettrodi, occorrerà fare anche la calibrazione dell'arco e a questo punto la procedura è terminata.